Lord è il significato dell'acqua, così ci siamo un po' lasciati nella puntata di ieri. Ah, qualcuno mi ha scritto, ma il 31 maggio termineranno gli incontri, le puntate sulla Madonna? No, continuiamo finché possiamo, perché guardate, parlare della Madonna è sempre parlare di Gesù, è sempre parlare del Vangelo, e poi soprattutto in questo cammino che stiamo facendo nell'anno della preghiera, che ci porterà al giubileo del 2025, bene, e ci porterà con Maria. In questo cammino, dicevo, è importante la presenza di Maria per riscoprire la preghiera come respiro della fede, come dice Papa Francesco. Dopo circa 150 anni, quell'acqua a Lourdes scorre ancora, continua a scorrere. Le persone vanno lì per inginocchiarsi, per pregare, le persone vanno lì appunto a farsi bagno nelle vasche, vanno per chiedere grazie, per guarire, vanno perché hanno, ecco, il fuoco nel cuore, hanno il fango nel cuore, come abbiamo visto ieri. E quest'acqua non smette mai di scorrere, perché quell'acqua che ci richiama a Cristo e alla sua misericordia, da quel giorno sul Calvario, non ha smesso mai di scorrere, perché è l'acqua della vita, è l'acqua della misericordia, è l'acqua della grazia, è l'acqua della verità e della giustizia di Dio. E lì, per bere quest'acqua, questo è bello anche, e ringrazio Suor Catherine Aubin, che è un po' è l'autrice del testo che ci sta accompagnando, uscito, pubblicato dal Dicastero per l'Evangelizzazione, che si intitola La preghiera di Maria, insieme alle sante che l'hanno incontrata, che è uno degli 8 sussidi appunto pubblicati dal Dicastero per l'Evangelizzazione in preparazione al giubileo del 2025. Dicevo, a quest'acqua, per bere quest'acqua, per farsi il bagno, non ci vuole il certificato di battesimo. Tutti possono andare. Che cosa vuol dire questo? Che cosa ci vuole dire Maria? Che per incontrare Dio non ci sono restrizioni, non ci sono tempi, non ci sono culture, nemmeno religioni. C'è sempre tempo per incontrare Dio, c'è sempre tempo per convertirsi, c'è sempre tempo per pentirsi e per godere di quest'acqua di vita, di quest'acqua di misericordia che è il Figlio Gesù. E un'ultima immagine con cui vogliamo oggi terminare questo pellegrinaggio a Lourdes, pellegrinaggio ideale. Nella seconda apparizione, la Madonna praticamente sorride a Bernadette Soubirous e si inchina a lei. La Madonna si inchina verso Bernadette Soubirous. Questo ha un significato bello, non è Bernadette che si inchina alla Madonna, ma è la Madonna che si inchina verso questa piccola ragazza. Per dirci, e questo è il significato, che il cielo non ha paura di chinarsi verso l'uomo. D'altronde, Gesù che cos'è? Il cielo non solo che si è chinato verso l'uomo, ma il cielo che si è fatto terra, Dio che si è fatto uomo. E allora la Madonna ci insegna a non aver paura mai del cielo. Come pure è bello quando noi sentiamo dire che la Madonna parla il dialetto che parlava Bernadette Soubirous. Quasi per dirci che per salvarci Maria si incarna, così come si è incarnato il Figlio. E noi per salvarci dobbiamo incarnarci nell'altro, nei suoi problemi, nelle sue miserie, nei suoi dolori e nei suoi desideri. E nessuno potrà mai salvarsi se non si inchina
all'altro, al povero e al misericordia e a chi ha bisogno di misericordia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.